alla fine dell'estate del 1914 le forze tedesche invadono il Belgio. Lo scopo dell'alto comando tedesco è sconfiggere la Francia in 2 settimane per poi occuparsi della Russia. Ma l'esercito francese accoglie i tedeschi con una furia inaspettata. I cannoni d'agosto tuonano in tutto il mondo, annunciando l'inizio della Grande Guerra. Usare il neutrale Belgio come porta posteriore per occupare la Francia fece perdere alla Germania ogni appoggio da parte dei paesi non allineati. La Gran Bretagna è la prima a entrare nel conflitto. Nelle strade di Londra la difesa del Belgio diventa un grido di battaglia. Con sicurezza vittoriana, la Gran Bretagna mobilita il suo esercito, prevedendo ottimisticamente che i ragazzi sarebbero tornati per Natale. Ma il mondo è cambiato. L'ottocentesca concezione della guerra sta per incontrare le armi di una nuova era. In 4 sanguinosi anni, il mondo sarà testimone di una nuova forma di guerra. Una guerra di trincea e di posizione. Una guerra che segnerà l'introduzione massiccia delle mitragliatrici, dei carri armati e, naturalmente, dell'aeroplano. Allo scoppio della guerra, la Gran Bretagna aveva già accettato l'idea che l'aereo si potesse usare come arma. 2 anni prima era stato istituito il Royal Flying Corps. L'Europa andava verso il conflitto e l'Inghilterra cercava piloti. Corsi accelerati di volo si tenevano con velivoli biposto come questo Avro 504. Philip Bristow, pilota della Prima Guerra Mondiale, ricorda. Ricordo il mio primo volo con l'istruttore seduto davanti e io dietro. L'aereo aveva i doppi comandi. Lui aveva il controllo totale e mi disse: metti le mani sulla cloche e i piedi sul timone e guarda quello che faccio io. E dopo circa 10 minuti disse: ora puoi pilotare tu. A quel punto credo che avessimo raggiunto un'altitudine di circa 600 metri, con una magnifica vista sul paesaggio francese. Ed è stato allora che ho provato il gusto per il volo. Naturalmente la preoccupazione principale era portare su l'aereo e riportarlo giù. Questo era il problema. La maggior difficoltà era addestrare la gente ad atterrare senza distruggere l'aereo. Nell'agosto del 1914 il Royal Flying Corps possedeva solo 48 aeroplani. All'inizio della guerra gli aviatori inglesi non avevano chiaro il loro compito. Il ruolo dell'aviazione non era stato definito e le tattiche di combattimento erano vaghe. Ma tutto questo stava per cambiare. Il 15 agosto del 1914 il corpo di spedizione britannico partì per il continente. Al contrario della Francia e della Germania, la Gran Bretagna non praticava l'arruolamento obbligatorio. Aveva un piccolo esercito ben addestrato, ma male informato. Mentre avanzavano verso il fronte con un convoglio di autobus londinesi, l'esercito tedesco li attaccò con furia. Per la Gran Bretagna, la guerra cominciò con una violenza inaspettata. Decollati da Maguge in Francia, i piloti britannici fecero il loro debutto. Il loro compito era di individuare gli spostamenti delle truppe nemiche. In queste prime missioni, i piloti di solito non portavano armi e i paracadute erano sconosciuti. Le nostre maggiori preoccupazioni erano non avere guasti al motore, controllare il decollo e avere le conoscenze tecniche per affrontare qualsiasi emergenza si presentasse. Non potevamo abbandonare l'aereo. Dovevamo restare sull'aereo qualunque cosa accadesse, perché se venivi abbattuto era inutile lanciarsi. Dall'alto, i piloti avevano una vista del campo di battaglia migliore di quella degli esploratori della cavalleria. In questo ruolo, l'aeroplano ebbe un impatto immediato sulla guerra. Infatti, il 23 agosto, la ricognizione aerea salvò l'esercito britannico dalla disfatta.
I piloti da ricognizione riferirono ai comandanti che stavano per essere aggirati da un intero corpo di fanteria tedesca. Gli inglesi si ritirarono, il Belgio fu perso, ma gli eserciti alleati furono salvi. L'esercito tedesco avanzava in Francia e gli alleati non potevano più ritirarsi. Il 1 settembre i tedeschi scorgevano la Torre Eiffel dal fronte a circa 40 chilometri. Mentre si combatteva per la Francia, gli inglesi escogitarono un modo per aiutare l'esercito dall'alto. Alcuni velivoli furono equipaggiati con un trasmettitore Morse. Dal cielo i piloti controllavano la precisione dei bombardamenti dell'artiglieria. Le informazioni venivano inviate a dei radioricevitori a terra che poi inviavano istruzioni agli artiglieri. Il primo messaggio arrivò il 24 settembre del 1914. Nacque così il puntamento del tiro sotto controllo aereo. Visto il furioso contrattacco alleato, i tedeschi serrarono i ranghi lungo il fiume Marne, a nord di Parigi. I tedeschi avevano tentato di aggirare gli alleati, ma assottigliarono le loro file. Potevano solo ritirarsi e riordinarsi. Quando i tedeschi si ritirarono, incalzati dagli eserciti alleati, si lasciarono alle spalle una Francia distrutta. Fu una dura prova per gli alleati. I tedeschi erano ancora in Francia, ma erano troppo stanchi per combattere. Ognuno mantenne la sua posizione dietro a una rete infinita di trincee e filo spinato. Nessuno aveva vinto o perso, e sul fronte occidentale iniziò la guerra di trincea. Non durò poche settimane, ma anni. In alto, sopra le trincee, l'aereo è avulso dalla dura guerra sottostante. Alla fine del 1914 non esisteva ancora il combattimento aereo, ma le cose stavano per cambiare. All'inizio del 1915 i francesi usarono un'arma che rivoluzionò la guerra aerea. Montarono una mitragliatrice sul muso di un Marin Saulnier. Deflettori d'acciaio impedivano che i proiettili colpissero l'elica. In questo modo il pilota poteva puntare su un bersaglio e sparare con la mitragliatrice. Nell'aprile del 1915 il pilota francese Roland Garros abbatté tre aerei tedeschi. Il 18 aprile lo stesso Garros fu abbattuto dietro le linee nemiche. Il compito di creare una versione tedesca della nuova arma fu assegnato a un giovane progettista olandese, Antoni Fokker. Fokker era conosciuto per saper sfruttare le idee degli altri e migliorarle. Lo fece anche con l'arma francese. Non usò i deflettori, ma progettò un meccanismo di fuoco sincronizzato che permetteva ai proiettili di passare tra le pale dell'elica. A differenza dei piloti francesi, i tedeschi potevano sparare senza che i proiettili deviati gli saettassero sopra la testa. Il monoposto Fokker, equipaggiato con questo sistema di fuoco, fu mandato al fronte nell'estate del 1915. La sua apparizione ebbe un effetto immediato sulla guerra aerea. Gli aerei alleati furono abbattuti uno dopo l'altro. I demoralizzati piloti inglesi si autodefinirono foraggio per Fokker. Chiamarono questo periodo della guerra il flagello Fokker. Per il resto del 1915 e fino al 1916 il monoplano tedesco dominò i cieli del fronte occidentale. Il successo tedesco nei cieli creò un nuovo tipo di eroe, l'asso dell'aria. Uno dei primi assi tedeschi fu Max Immelmann, che conseguì la sua prima vittoria contro un pilota inglese il 1 agosto 1915. Un altro fu Oswald Boelcke.
A differenza di Himmelmann, Boelcke era un eccentrico che inseguiva il divertimento con lo stesso slancio con cui inseguiva gli aerei alleati. Ma il combattimento temprò la sua personalità. Oswald Boelcke divenne uno dei maggiori condottieri tedeschi della guerra. Il 21 febbraio 1916 i cannoni tedeschi attaccarono i francesi lungo un fronte di 14 chilometri nella città roccaforte di Verdun. Gli attacchi della fanteria scandirono una battaglia lunga un anno, che i generali tedeschi pensavano avrebbe dissanguato la Francia. A Verdun furono usate nuove armi nel tentativo di rompere lo stallo. I soldati francesi furono accolti dal fuoco dei lanciafiamme tedeschi. Non riuscendo a sfondare le difese francesi, i tedeschi usarono gas benefici, aggiungendo una nube tossica alle fiamme di Verdun. Sopra i campi di battaglia, i piloti tedeschi controllavano i cieli. Ma i comandanti, preoccupati per i loro preziosi aerei, non gli permettevano di sorvolare le linee nemiche. Nonostante la loro superiorità aerea, i tedeschi si tennero sulla difensiva. Diedero priorità alle ricognizioni e all'avvistamento dell'artiglieria. Il compito dei caccia era proteggere piuttosto che attaccare. Indisturbati dagli aerei tedeschi, i rinforzi francesi confluirono su Verdun lungo una strada che fu chiamata la Via Sacra. La sanguinosa campagna di Verdun sfinì gli eserciti alleati e fiaccò lo spirito del popolo francese. Fu in quel momento che la Francia si rivolse ai suoi piloti per risollevare l'orgoglio nazionale. Piloti francesi come Charles Nougessy e Georges Guinemey divennero eroi acclamati. Ma a fare degli aviatori delle celebrità non era nello stile britannico. Il generale Hugh Trenchard, comandante del Royal Flying Corps, riteneva tale entusiasmo fuori luogo. Ma nell'estate del 1916 gli inglesi preparavano un'offensiva sul fronte occidentale e l'aviazione aveva bisogno di eroi. La Quarta Armata sfondò le linee tedesche nella valle della Somme, nella Francia settentrionale. L'offensiva voleva distogliere l'attenzione tedesca da Verdun. Invece si dimostrò la più sanguinosa battaglia della storia britannica. Prima della battaglia della Somme, il Royal Flying Corps ottenne aerei nuovi e micidiali. Ecco l'equipaggio di un caccia FE-2. Sul sedile davanti c'è il tiratore con una mitragliera Lewis 303. Dietro di lui il pilota. Il suo sedile è più alto di 45 cm per una migliore visuale. Al centro un'altra mitragliera per sparare sopra l'ala in direzione contraria a quella di volo. L'FE-2 aveva l'elica posteriore, perciò potevano sparare senza preoccuparsi di danneggiarla. La versione più avanzata, l'FE-2C, fu il primo vero tentativo di creare un caccia notturno. Furono montati dei fari che permettevano di vedere il bersaglio. Erano alimentati da un generatore eolico sotto il muso. Ma i fari creavano un problema, perché non solo permettevano di vedere il bersaglio, ma consentivano al nemico di vedere l'aereo. Ne furono costruiti solamente due. La guerra aveva assottigliato la forza lavoro della Gran Bretagna. Anche se gli aerei erano pilotati da uomini, molto spesso erano costruiti dalle donne. Ma le donne facevano ben più che costruire aerei, li riparavano. Nel luglio 1915, infatti, il Royal Flying Corps istituì un corpo di ausiliarie. Le ausiliarie riparavano i montanti delle ali, sostituivano gli alettoni e cucivano le parti in tessuto. Qui due donne lubrificano i cilindri di un motore.
L'aereo che viene messo a punto è un biposto Sopwith. Comparve sul fronte occidentale prima della battaglia della Somme e rimase nella storia dell'aviazione come il primo aereo inglese dotato di una mitragliera sincronizzata. Il tiratore sedeva dietro con una mitragliera Lewis, montata su un supporto giroscopico che permetteva di sparare in ogni direzione. Qui il tiratore stiva dei caricatori supplementari ai suoi piedi. Sul fronte della Somme le munizioni non erano mai troppe. Ma l'arma che colse i tedeschi di sorpresa fu quella montata davanti al pilota. Era una Vickers 303 fissa, sincronizzata per sparare attraverso le pale dell'elica. Con una mitragliera davanti e una dietro, l'equipaggio disponeva di fuoco sufficiente per contrastare i monoplani tedeschi. Il flagello Fokker era debellato. Sopra i campi di battaglia della Somme, gli alleati riguadagnarono il dominio dei cieli. Ma la battaglia della Somme fu combattuta a terra. Il predominio aereo contribuiva al morale, ma diede pochi risultati concreti. Una scintilla luminosa durante l'estate più buia della storia britannica. Alla fine di giugno, l'artiglieria inglese bombardò le difese tedesche preparando l'offensiva della Somme. 9 giorni di incessante fuoco d'artiglieria trasformarono la pittoresca vallata del fiume Somme in un deserto lunare di fumo e di fiamme. Sull'altro fronte, i tedeschi usavano i palloni frenati per avvistare in anticipo le avanzate nemiche. I piloti britannici chiamavano quei palloni le salsicce e, malgrado fossero ben difesi, li attaccarono con grande accanimento. Il 25 giugno gli inglesi ne abbatterono 8 senza perdere un solo aereo. I tedeschi non potevano più vedere le mosse degli alleati. Sopra la Somme, il cielo era in mano alla Gran Bretagna. Alle 7:30 del mattino del 1 luglio fu impartito l'ordine fatale, all'attacco. Fu la più funesta decisione della storia militare britannica. Nella prima ora di combattimento, 30.000 soldati inglesi furono uccisi o feriti. Alla fine del primo giorno, le vittime erano oltre 60.000, più del totale delle perdite americane in Vietnam. Non fu conquistato neanche un metro di territorio. Ogni assalto fu accolto da devastanti raffiche di mitragliatrici e da colpi d'artiglieria sopravvissuta al bombardamento alleato. Mai nella storia una forza d'assalto aveva subito perdite maggiori. Eppure gli inglesi continuarono l'offensiva per 5 mesi, perdendo quasi 500.000 di uomini. Questa battaglia fu il simbolo della strategia prevalente nella Prima Guerra Mondiale, una guerra in cui il territorio valeva più della vita stessa. In contrasto con la carneficina che avveniva a terra, il Royal Flying Corps mantenne il dominio dell'aria. A dispetto della riluttanza britannica a dare troppo lustro ai suoi piloti, gli eroi cominciarono a emergere. Uno di essi fu Albert Ball. Fra giugno e settembre, Ball abbatté 30 aerei tedeschi, guadagnando una medaglia al valor militare e diventando il primo asso dell'aria della guerra. Nell'aviazione inglese, i piloti avevano buone probabilità di sopravvivere. Al contrario, molti piloti tedeschi non sopravvivevano alla prima missione. Le cose peggiorarono quando i tedeschi persero uno dei loro eroi. Prima dell'offensiva della Somme, Max Immelmann si schiantò al suolo. Un pilota inglese ne rivendicò l'abbattimento, ma i tedeschi dissero che l'elica di Immelmann era stata distrutta dalla sua stessa mitragliera. Ma la Germania non voleva perdere un altro eroe.
Oswald Boelcke, il grande asso tedesco, rimase a terra. Furioso, Boelcke si appellò perfino al Kaiser. Gli fu offerto un compromesso. Fu autorizzato ad agire sul fronte russo, dove correva meno rischi di essere abbattuto. Sul fronte orientale, Boelcke incontrò un giovane pilota, Manfred von Richthofen. Nell'agosto del 1916 l'aviazione tedesca fu ristrutturata e Boelcke incaricato dell'addestramento dei giovani piloti. Uno di questi piloti era Richthofen. Questi due uomini cambiarono il corso della guerra aerea. Ben presto avrebbero abbattuto molti piloti inglesi. Nell'autunno del 1916 i piloti tedeschi avevano un nuovo leader e un nuovo aeroplano. La ditta Albatros usò il compensato per costruire quello che fu il cavallo di battaglia dell'aviazione tedesca e il terrore dei piloti inglesi. L'Albatros impiegava potenti motori da 160 cavalli per superare le prestazioni dei suoi avversari. Alla base della nuova strategia tedesca c'era la creazione di 33 squadriglie da caccia che furono chiamate Jagdstaffel, o con l'abbreviazione Jasta. Oswald Boelcke comandava la Jasta 2 e nel settembre 1916 iniziò l'addestramento dei suoi giovani piloti. Equipaggiata col nuovo aereo e con piloti aggressivi, la squadra di Boelcke fece pratica ai danni degli inglesi. Il 16 settembre Jasta 2 ricevette i suoi nuovi biplani Albatros. Boelcke sapeva che il migliore addestramento era fare sul serio. Il giorno dopo decollò per il fronte con i suoi allievi. Dalla parte opposta della valle del fiume Somme si levò in volo anche uno stormo di caccia britannici. Boelcke avvistò la squadriglia nemica sopra il campo di battaglia della Somme. La sua squadriglia ebbe la meglio. Ogni pilota tedesco abbatté almeno un aereo, dando il via a un triste periodo per l'aviazione britannica. Nell'ottobre del 1916 i piloti tedeschi persero il loro eroe. Oswald Boelcke morì dopo una collisione in volo con uno dei suoi piloti. La sua guida fu rimpianta e Jasta 2 ribattezzata Jasta Boelcke. Ma la sua eredità fu onorata dal vigore dei suoi allievi. Il comando passò all'astro nascente germanico, il barone Manfred von Richthofen. Nel gennaio del 1917 a Richthofen fu assegnato il comando della squadriglia Jasta 11. Quando prese il comando, Jasta 11 aveva una sola vittoria. Per Richthofen, migliorarne lo stato di servizio fu un punto d'onore e riuscì nell'impresa. Nella primavera del 17, Jasta 11 si fece una temibile reputazione. Gli inglesi furono spazzati via dal cielo, come non era mai successo durante la guerra. Per l'aviazione tedesca fu la trionfale conferma di un'audace strategia. Per il Royal Flying Corps fu l'aprile insanguinato. Mentre i piloti tedeschi mantenevano la superiorità nei cieli di Francia, i progettisti della Sopwith realizzarono un aereo piccolo e semplice, che modificò il corso degli eventi. Il Sopwith Pup era un aereo a misura d'uomo. Era agile e facile da pilotare. La sua fusoliera era costruita con travi di abete e frassino. Come gli aerei tedeschi, era un monoposto. E, cosa più importante, la sua mitragliera Vickers permetteva al pilota di sparare attraverso le pale dell'elica. Il monoposto Pup fu anche la base per un aereo più versatile. La Sopwith decise infatti di applicare tre ali al telaio del Pup. La ridotta distanza fra le ali portò ad avere meno superficie alare nel Pup. Ma con la terza ala il pilota disponeva di ben 6 alettoni e fu un caccia dalle sorprendenti capacità acrobatiche. Dispute interne gli impedirono di entrare in servizio in gran numero. Ma il progettista olandese Fokker ne migliorò la concezione e soprattutto non ebbe difficoltà a convincere i militari tedeschi ad acquistarlo.
Nell'autunno del 1917, il famoso triplano Fokker DR1 fu consegnato all'aviazione tedesca. Nessun pilota legò il suo nome a questo aereo più del barone Manfred von Richthofen. Richthofen aveva l'abitudine di dipingere il suo velivolo di rosso scarlatto. Fu un segno distintivo che alimentò la sua leggenda e gli valse il soprannome di Barone Rosso. Il triplano Fokker divenne un simbolo della supremazia aerea tedesca, ma le sue dimensioni contrastavano con la sua reputazione. Dalla prua alla poppa misurava meno di 5 metri e mezzo. Il suo piccolo motore di 110 cavalli limitava la velocità a 160 km l'ora. Ma in mano a un pilota abile come Richthofen si rivelò un caccia agile e micidiale. Malgrado la leggenda che circondava il Barone Rosso, la guerra lo segnò profondamente. Secondo Richthofen, la romantica cavalleria del combattimento aereo era stata dimenticata. Soffriva a causa di un proiettile che l'aveva ferito alla testa, ferita dalla quale non si riprese mai del tutto. Ciò nonostante, la sua supremazia sui piloti inglesi continuò. Il 3 settembre, pochi giorni dopo aver ricevuto un nuovo triplano, Richthofen partì per una ricognizione con 5 dei suoi compagni. Sul fronte occidentale, Jasta 11 si trovò per la prima volta davanti a uno stormo di PAP britannici. Il PAP e il triplano Fokker si equivalevano. Entrambi erano dei veloci monoposto spinti da motori rotanti. Richthofen diede battaglia, puntando un PAP pilotato dal tenente Byrd. Malgrado la sua fama leggendaria, Richthofen non dimenticò mai gli insegnamenti di Oswald Bölk. Quando volate sulle linee nemiche, lasciatevi una via di fuga. Attaccate sempre da dietro. Non abboccate ai diversivi del nemico. Fate fuoco a distanza ravvicinata. Se possibile, tenete il sole alle spalle. E infine, portate sempre a termine un attacco una volta che lo avete iniziato. L'agilità del triplano Fokker rendeva quasi impossibile seminarlo. Il modo migliore per liberarsene era una picchiata. Ma quando il combattimento era a bassa quota, l'unico scampo per i piloti alleati era disimpegnarsi prima possibile. La ritirata era la miglior difesa. Il PAP non aveva velocità sufficiente per lasciare indietro l'aereo tedesco. Durante il duello aereo, Richthofen restò in coda al tenente Byrd, spingendolo verso terra. Non potendo seminare l'inseguitore, Byrd scaricò le sue munizioni sulle truppe a terra. L'unica possibilità era l'atterraggio forzato. Byrd si schiantò volontariamente contro un albero per evitare che i tedeschi potessero catturare l'aereo intatto. Questo è un filmato realizzato dopo il duello. Richthofen è ripreso insieme a Fokker. Esaminano i fori dei proiettili nella campanatura del motore del PAP. Cavallerescamente, Richthofen e il suo avversario posano insieme come due sportivi dopo una partita. Alla sinistra del Barone Rosso, Byrd è consolato dal fatto di essere stato abbattuto dal leggendario asso tedesco. Ma i piloti britannici avevano ben poco di cui sorridere. Nel 1917 morì l'asso britannico Albert Ball. Una perdita che rattristò gli inglesi e confermò il predominio germanico nei cieli. I britannici dovevano cambiare le sorti della guerra aerea. Nella foresta del Surrey, a sud-ovest di Londra, c'è una zona chiamata Brooklands. Durante la Prima Guerra Mondiale, Brooklands divenne il centro dell'industria aeronautica inglese. Prima della guerra, uomini come Geoffrey de Havilland e Thomas Sopwith erano piloti sportivi, pionieri dell'aviazione spinti dal loro entusiasmo. Ma la guerra aveva cambiato tutto e presto divennero famosi per le loro macchine belliche. Nel 17 le intelaiature di legno e filo
crearono le basi per la rivincita inglese. Aerei capaci di battersi alla pari con i tedeschi. Uno di questi fu il Sopwith Dolphin. Veloci e ben armati, i primi Dolphin giunsero al fronte agli inizi del 1918. Un altro fu il biposto F-2B, costruito dalla Bristol Airplane Company. Aveva un motore Rolls-Royce Falcon di 275 cavalli. Quando i piloti appresero un uso più aggressivo delle armi anteriori, il grande F-2 si rivelò uno dei caccia più efficaci. Il Royal Flying Corps fu ulteriormente rafforzato dall'arrivo del caccia monoposto SE-5. L'SE-5 debuttò in Francia durante l'aprile insanguinato del 1917, ma il nuovo caccia aveva dei problemi col motore 8 cilindri a V. Più tardi, una versione perfezionata cominciò a operare in Francia. Le qualità dell'SE-5 erano velocità e armamento. Con l'aumentare delle unità, i nuovi caccia fecero sentire il loro peso contro i piloti tedeschi. Il 23 settembre, un gruppo di SE-5 accerchiò un solitario triplano Fokker. Un tenente, Rhys Davids, abbatté il nemico con una sola raffica. La vittima era l'asso tedesco Werner Voss, che contava nella sua carriera 48 combattimenti vittoriosi. All'inizio del 18, i piloti inglesi ricominciarono a sorridere. Armati di nuovi e più potenti caccia, stavano recuperando terreno contro i loro rivali. Grazie ai loro successi, emersero nuovi assi britannici. Fra loro c'era Edward McManock, un socialista irlandese che disprezzava la gerarchia britannica, ma odiava ancor di più i tedeschi. Diventò il più grande asso britannico, ma non sopravvisse alla guerra. Un altro asso britannico fu il canadese Billy Bishop. Contrariamente ai suoi colleghi, Bishop era un attaccabrighe, noto per i suoi accaniti combattimenti aerei. Il suo stile poco convenzionale era molto efficace. Bishop conseguì 72 vittorie. Ma, cosa più importante, sopravvisse alla guerra. Gli assi britannici Billy Bishop e McManock vinsero con i veloci SE-5. Ma un altro aeroplano si dimostrò ancora più efficace. Come il Pup, il Sopwith Camel era un caccia monoposto spinto da un motore rotante. Doveva il nome a una gobba di metallo che copriva la sua doppia mitragliera Vickers. Un'altra caratteristica era l'ala inferiore rivolta verso l'alto. Questo conferiva all'aereo il suo originale profilo alare a pinza. Alla fine del 17, 9 squadriglie inglesi dislocate lungo il fronte occidentale adottavano il Sopwith Camel. I piloti trovavano il Sopwith un po' difficile da pilotare. Il problema era causato dalle forze giroscopiche del motore rotante. In parole povere, il movimento rotatorio del motore costringeva l'aereo verso il basso quando si virava a destra, mentre una virata a sinistra lo portava verso l'alto. E se il pilota non faceva attenzione, l'aereo poteva entrare in un tragico avvitamento. Ma una volta che i piloti superarono le difficoltà di manovra, divenne un micidiale combattente. La nuova tecnica si dimostrò tempestiva. Nella primavera del 18 la battaglia aerea sul fronte occidentale fu la più violenta del conflitto. Il Royal Flying Corps volava per l'esercito. La Marina britannica aveva una sua aviazione, il Royal Naval Air Service. La Marina stava perfezionando il decollo di aerei da una nave. Prima della fine della guerra avrebbe inaugurato la prima portaerei del mondo. Ma all'epoca i piloti decollavano da basi lungo le coste inglesi e francesi. Uno dei loro compiti era sorvegliare una nuova arma, il sommergibile.
Durante la Prima Guerra Mondiale, pilotare un aereo era già abbastanza duro. Pilotare sul mare era ancora più duro. Per riuscire a sapere dove ci trovavamo, dovevamo navigare con la bussola, la direzione del vento e il tempo trascorso in rotta. Questi calcoli venivano fatti a mente. Era così che facevamo le ricognizioni. Gli abitacoli erano aperti e se salivamo troppo in alto faceva maledettamente freddo. Il Royal Naval Air Service era più pionieristico del suo equivalente dell'esercito. Fin dal 1912 sperimentò il bombardamento aereo, mentre l'esercito pensava che gli aerei servissero solo nella ricognizione. Nell'autunno del 14 il Royal Naval Air Service effettuò le prime incursioni di bombardamento. Ma col procedere della guerra, la competizione fra il Royal Flying Corps e l'aviazione della Marina creò un intasamento burocratico che aiutò soprattutto i tedeschi. Il problema fu risolto il 1 aprile 1918. I due rami furono riuniti in un unico corpo indipendente, comandato da Hugh Trenchard. Era nata la Royal Air Force. La RAF era una forza indipendente, ma i piloti del Royal Naval Air Service erano fieri della loro tradizione. E mettere da parte l'ammiragliato non fu semplice. Noi indossavamo uniformi della Marina e non ci importava della nuova uniforme. Ma quando giunse il momento di abbandonare la divisa tradizionale, fu necessario scoprire cosa ci offriva la RAF. All'inizio, la RAF adottò un uniforme color khaki. Poi fu sostituita con una azzurra, un compromesso fra il khaki e il tradizionale blu scuro della Marina. Comunque, questi cambiamenti fecero sì che la RAF avesse un guardaroba piuttosto confuso. Avevamo due ufficiali con la divisa azzurra, molti con l'uniforme khaki, ma quasi tutti indossavamo la divisa della Marina, con il filo d'oro e tutto il resto, della quale andavamo fieri. Il 20 aprile del 18, Manfred von Richthofen abbatté due Sopwith Camel, portando ad 80 il suo insuperato record di vittorie. Il giorno dopo si preparò a un volo di pattugliamento con il suo triplano scarlatto. Benché fosse domenica, non aveva alcuna intenzione di prendersi un giorno di riposo. I suoi camerati dissero poi che l'80esima vittoria aveva dato a Richthofen un rinnovato vigore, un'allegria che non manifestava da quando era stato ferito un anno prima. Il cielo plumbeo non prometteva niente di buono. Ma era un giorno adatto a volare. Richthofen e i suoi camerati si diressero ancora una volta verso ovest. Sull'altro versante della valle della Somme, un canadese di 24 anni, il capitano Roy Brown, si prepara al decollo col suo Sopwith Camel. Brown soffre per un attacco di ulcera e non è dell'umore migliore per il volo. Decolla malvolentieri, alla testa di una pattuglia di 5 piloti inesperti. Il capitano Brown vola con un suo ex compagno di scuola, il neopilota Wilfred May. In avvicinamento dalla parte opposta c'è Richthofen con i suoi camerati. Brown aveva detto al suo amico che in caso di combattimento doveva rientrare alla base. Ben presto i piloti britannici si trovarono faccia a faccia con Richthofen e il suo circo volante. Nel giro di pochi secondi il duello infuriò sulla campagna francese. Wilfred May, eseguendo gli ordini, si dirige verso ovest, ma Richthofen lo vede allontanarsi e si getta all'inseguimento. In pochi secondi il triplano scarlatto è in coda all'aereo di May. Anche per i piloti più esperti era impossibile seminare il Fokker DR1. Per un novellino inseguito da Richthofen non c'era possibilità di scampo. Vedendo il suo amico nei guai, il capitano Brown si porta in coda a Richthofen.
Ora è il cacciatore a essere cacciato. Il capitano Brown inquadra Richthofen nel mirino e spara una prima raffica con la mitragliera. Secondo Brown, Richthofen fu colto completamente di sorpresa. Egli raccontò che l'asso tedesco si voltò indietro a guardarlo, poi si abbandonò sul sedile. L'aereo di Richthofen proseguì per circa un miglio, prima di fracassarsi presso le trincee australiane. Soltanto il giorno successivo al capitano Brown fu rivelato chi aveva abbattuto. I soldati australiani, giunti sul posto, si attribuirono il merito della vittoria. Quando scoprirono che il rosso Fokker era quello di Richthofen, fecero a pezzi il rottame in cerca di souvenir. Così cancellarono le prove che avrebbero potuto dirimere la controversia su chi aveva abbattuto Richthofen. Richthofen fu ucciso 11 giorni prima del suo 26esimo compleanno. In un tiepido pomeriggio di aprile, la sua bara fu portata in un piccolo cimitero nelle vicinanze. La cerimonia funebre fu celebrata con gli onori riservati a un eroe nazionale. Vi parteciparono 50 aviatori alleati. 6 di loro portavano la bara. Molti soldati e civili si affollarono attorno al piccolo cimitero. Sulla tomba fu deposta una corona di fiori inviata dal quartier generale britannico, su cui c'era scritto: «Al capitano Manfred von Richthofen, nostro valoroso e degno avversario». L'erede al trono di Richthofen fu un ex ufficiale di fanteria, Hermann Göring. Göring rilevò il comando del circo volante 2 mesi dopo la morte di Richthofen e guidò la squadriglia per il resto della guerra. Göring era impulsivo e arrogante, ma si dimostrò un comandante valido quando ormai le possibilità di vittoria tedesche cominciavano ad assottigliarsi. Del 18, i tedeschi lanciarono l'offensiva finale. Il cuneo dell'attacco era verso il fiume Marna, il punto della penetrazione tedesca 4 anni prima. Era l'ultimo sussulto di un esercito stremato e affamato. Se avessero fallito, sarebbe stata la fine. A differenza di 4 anni prima, i tedeschi si trovarono di fronte alle fortificazioni presidiate non solo da inglesi e francesi, ma anche da australiani, canadesi e americani. L'artiglieria arrestò l'offensiva tedesca. Era il turno degli alleati. Nel 18 gli inglesi usarono gli aeroplani per un compito meno raffinato del duello aereo. Servivano bombardieri e la RAF si impegnò con grande energia. Bombardieri leggeri come questo RE-8 spianarono la strada alle truppe alleate sul fronte occidentale. Il metodo di bombardamento della RAF incuriosì gli americani, che erano rimasti indietro nell'aviazione militare. Dietro a questo pilota c'è un osservatore americano dell'Army Air Corps. Nuovi nell'arte del bombardare, gli aviatori Yankee non perdevano occasione per decollare con gli inglesi. Nell'estate del 18, gli aerei inglesi cominciavano ad oscurare i cieli sopra il fronte occidentale. Nella sola Francia la RAF aveva 34 squadriglie di bombardieri e un contingente di 40 squadriglie di caccia. La potenza aerea tedesca rimaneva formidabile, ma il suo destino era ormai segnato dalle continue ondate di aerei alleati. A peggiorare la situazione, le truppe a terra erano riuscite a mettere in fuga i tedeschi. Col fallimento dell'offensiva, l'esercito tedesco non poteva mantenere la posizione sul fronte occidentale. Adesso
Erano gli alleati che muovevano in avanti. Con la strada spianata dal fuoco dell'artiglieria, le truppe britanniche erano state liberate dalla lunga permanenza in trincea. La terra di nessuno, impenetrabile deserto di proiettili e filo spinato, fu attraversata in 15 minuti. Davanti alle ondate successive di truppe alleate, i tedeschi, stanchi di combattere, si arresero a centinaia. Alla fine di luglio, le truppe britanniche stavano liberando le città francesi occupate dai tedeschi per gli ultimi 4 anni. Durante le ultime offensive alleate, il futuro della guerra aerea stava nascendo negli hangar britannici. Landley Page 0400 inaugurò l'era del bombardiere strategico. Era un aeroplano enorme, troppo grande per entrare negli hangar dell'epoca. Per questo le ali potevano essere ripiegate, ma una volta distese l'apertura alare raggiungeva circa 30 metri. Poteva caricare 1 tonnellata di bombe, ma l'armamento dipendeva dalla missione. Poteva trasportare 16 bombe da 50 kg, 8 da 112 kg, oppure una sola bomba gigantesca del peso di oltre 270 kg. Per l'aviazione moderna è ben poca cosa, ma nel 1918 si trattava di un carico mostruoso. Nella tarda estate del 18, i bombardieri Handley Page portarono la guerra in Germania. Le incursioni erano compiute da non più di 5 aerei, che avevano come bersaglio le fabbriche e le linee ferroviarie. Ma anche di fronte all'evidenza dei fatti, l'aviazione tedesca rifiutava di arrendersi. I bombardieri britannici colpirono i campi d'aviazione nemici, costringendo a terra decine di aerei tedeschi in tempo per l'ultima offensiva della guerra. Il 26 settembre i cannoni alleati cominciarono un intenso crescendo, intonando la sinfonia finale della Grande Guerra. Gli alleati combattevano ancora in Francia e il nemico resisteva strenuamente. L'ultima grande battaglia si svolse nella regione delle Argonne. Dopo 4 anni di sanguinoso stallo, la fine giunse rapidamente. Gli alleati erano galvanizzati dall'appoggio delle truppe americane. I tedeschi, affamati dal blocco navale, non avevano più la forza di combattere. Alla fine di ottobre, gli alleati della Germania cominciarono a cadere uno ad uno. I turchi furono i primi ad arrendersi. L'Austria li imitò dopo 4 giorni. In 1 settimana, la guerra che avrebbe messo fine a tutte le guerre era terminata. A Londra le campane suonarono. Il paese stremato festeggiava la fine del conflitto più sanguinoso della sua storia. La vittoria è annunciata dal proclama reale. Folle esultanti invadono Piccadilly Circus e Trafalgar Square. Ma dietro l'entusiasmo si cela una più cupa realtà. La guerra, un tempo cavallerescamente combattuta per il re e la nazione, era diventata un massacro sistematico. Una generazione di inglesi non sarebbe tornata. Su oltre 1 milione di caduti, più di 7.000 erano aviatori. La guerra era stata vinta e persa a terra, ma per gli aviatori la Grande Guerra fu una prova generale. Il vero potenziale della Royal Air Force doveva ancora esprimersi. Ma la Gran Bretagna non era sola. Fra le rovine della Germania, uomini come Hermann Göring sapevano che il loro paese doveva ancora vivere ore di gloria. C'era una partita da chiudere. E come la fenice che risorge dalle ceneri, Göring guidò la resurrezione dell'aviazione tedesca, dalla disfatta del fronte occidentale, fino al tentativo di dominare il mondo intero.